Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Non ci fate caso ai miei capelli. Fa caldissimo stamattina. Allora, ragazze, ieri sono andata al matrimonio dei miei cognati. È stato bellissimo, ragazzi, hanno fatto una bella festa, veramente. Poi, dopo tanti anni che comunque lo desideravano, loro hanno già due figlie grandi. Quindi è stato ancora più bello, no? Perché hanno condiviso, diciamo, il momento con le figlie, è stato bello. E abbiamo passato veramente una bella giornata. E niente, quindi se mi vedete così, in queste condizioni, comunque avevo una bella piega fatta in teoria, in pratica non c'è più niente. Mi si è anche impigliato il mullettone. Ok, questi mullettoni mi si impigliano sempre i capelli. Comunque avevo questa bella piega fatta fino a giù, anche il colore avevo fatto e adesso non c'è più niente, ma oggi pomeriggio andiamo al mare, abbiamo un compleanno al mare, quindi non ci sarà proprio più niente ancora, perché mi butto proprio in acqua. Morale della favola. Che dirvi? Spero che voi stiate tutti bene, me lo auguro veramente. Vedete che sto facendo qualche live in più. Perché appunto butto fuori pochi video, però ecco, sto facendo qualche live in più proprio per compensare. Io ho fatto appena adesso colazione, ho mangiato due di questi, i frollini, che in teoria sono per me, perché sono quelli senza uova, senza latte, con il cioccolato fondente, ma in realtà li mangiamo tutti qua a casa. Guardate, non ci sta più niente. Ce ne sono rimasti 6. Il pacco l'ho comprato ieri. No, l'altro ieri, scusate. E niente. Sì. Sì. Di buongiorno. Questo è il segnaposto che c'era su ogni posto, abbinato a una scatolina con delle caramelle. Questi sono i confetti. E poi vi faccio vedere la bomboniera perché è carinissima. Vabbè, questi sono i confetti con scritto Mi porto pure il nome dentro. Peccato che non ve li posso mostrare loro, gli sposi, però mi sarebbe piaciuto, ma non posso. Questo è il bigliettino. Ah, sì, si sono dato il bacio, certo, perché si sono sposati, Elena. Vi faccio vedere la bomboniera. Ah, eccola qua. È carinissima. È una bottiglia di vino. Qua. Infatti adesso devo togliere. E questo sacchetto è un sacchetto che va in freezer, mi ha detto mia cognata. Infatti adesso lo metto in freezer, ma lo metto giù. Questo lo levo. Così all'occorrenza, vabbè adesso andiamo incontro all'autunno, però anche per, insomma, per l'estate prossima, così. Questo lo metto in freezer e quando magari c'è qualcuno a tavola, che ne so, che devo mettere qualcosa dentro di fresco, si mantiene, mi hanno detto che si mantiene, specialmente se poi dentro ci metto un po' di acqua fresca. E niente, quindi questa è la bomboniera abbinata al vino, penso che sia vino o spumante, non lo so, non ne ho idea, penso sia vino, io non me ne intendo perché non bevo, però penso sia vino. Non lo so, devo chiedere. Ah sì, vino spumante. Ah, questo è buono però, vino spumante. Lo mantengo magari in qualche occasione così. Anche a Capodanno magari. Perché non mi manca sempre una bottiglia di vino per Capodanno. Quindi adesso questa me la mantengo. E poi la stappiamo a Capodanno. È spumante, sì. E niente, questa è la bomboniera. Poi c'erano, diciamo, diversi sacchetti con delle dentro caramelle, confetti, ecco qua. E le caramelle le ho messe tutte qua dentro. Avevo finito tutte le caramelle. Mia cognata mi ha riempito di nuovo di caramelle. Almeno i bimbi se le mangiano. Christian va pazzo per queste regalatine. E prima non le trovavo mai qua. Adesso le trovo, infatti quando le trovo le compro perché piacciono anche a me. Queste sono le classiche, invece a Cristina piacciono anche quelle ai frutti di bosco, anche a me. E poi tutte queste caramelle,
un sacco di lecca lecca. Questo è bello perché lecca lecca della Chupa Chups in collaborazione con la Big Bubble, che poi diventa gomma forte. Questi già l'avevamo provati anche noi. E niente, questo è. Io adesso mi vado un po' a pulire. Ho già spolverato questa zona qua e devo andare a rimettere a posto il divano, perché io così non lo posso vedere. Poi mi do una spazzata e voglio dare una lavata a terra. Io lavo tutti i giorni, infatti guardate, ci ho lavato ieri. Qua ieri non c'è stato nessuno a casa, si vede, si è mantenuto, vedete, il pavimento contro luce, senza niente, senza neanche una minima ombra, si è mantenuto. Però comunque adesso ci vado a rilavare, vado a mettere questi vestiti che ieri è venuta mia mamma e mi ha steso la lavatrice. Però siccome qua pioveva, quindi mi ha messo i panni sotto sotto, che non si bagnano, in modo tale che non si bagnavano. E adesso li vado a rimettere al sole, così che si asciugano. Stiamo andando al Conad a fare un po' di spesina, più che altro a prendere un po' di verdure. Non ce l'ho più, quindi vorrei prendere un po' di zucchine. Esatto, un po' di verdure, insomma. Un pochetto di frutta ce l'abbiamo, anche se a me non piace la frutta, ragazza, non ci posso fare niente. Però me la mangio proprio quando mi viene quella fame che dico, vabbè, invece di mangiarmi un pacco di patatine mi mangio la frutta. Perché poi dico, vabbè, mi fa bene, vitamina. Vabbè. E quindi stiamo andando. Qua mi è finito il deodorante, mi trovo bene con quelli Conad, poi vi faccio vedere. Quelli delle essenzie, Nini Essenzie mi sembra si chiama. E ecco Elena. Sto ancora piena di cibo da ieri. Abbiamo mangiato tante cose buone, poi tutto pesce. E niente, tutto benissimo, tutto bello. E sono contenta, abbiamo passato una bella giornata. Poi a me gli eventi mi piacciono tanto, qualsiasi esso sia. Cioè, quando devo andare per fare una festa, è bello, mi piace. Vabbè, ecco, siamo arrivati al Conad, perché noi ce l'abbiamo proprio dietro casa. Eccoci qua a casa, vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato. Innanzitutto, vabbè, tutte offerte, Ho comprato tutto con le offerte. Abbiamo preso gli Oro Choc, sia cioccolato fondente che al latte. Li ho trovati in offerta a 1,99 euro, più o meno lo stesso prezzo della sottomarca degli Eurospin. Poi, sempre in offerta, che vado a mettere subito al congelatore, ho trovato questi, che Christian impazzisce per questi, e li ho trovati a 2 euro. Solitamente questi li pago 5, e sono 4 fagottini al cioccolato. Infatti aspettate che li metto subito in freezer. In freezer, oltretutto l'abbiamo anche pulito, ci abbiamo messo 10 minuti, vero, per pulire, sì, il freezer, sì. È stato proprio rapido e veloce. Poi ho preso il mio minestrone leggero che uso come contorno. Poi Christian, ti ho comprato il gelato alla Nutella, ogni tanto ci faccio passare lo sfizio. Ma ragazze, costa, cioè, neanche mezzo chilo, qua, no, 230 grammi addirittura, 5 euro. Vabbè, però. E i piselli, quindi aspettate che vado a mettere in freezer. Poi ho trovato freschissima, abbiamo speso questo, e praticamente ho trovato la cicoria freschissima al Conad, eccola qua, è un po' che non la vedevo, bella, quindi l'ho comprata. Come verdura poi ho preso le zucchine, costano tantissime, ho preso mezzo chilo però, lattughino, poi quest'aglio già tagliato, mi trovo benissimo, quindi metto direttamente nel contenitore dell'aglio, patate e i biscotti Alessio, il mio deodorante, mi era finito il deodorante, eccolo qua, biscotti Alessio, i simili pan di stelle. E niente, ecco, metto a posto tutto, metto nel cassetto delle verdure, sotto ci ho messo lo Scottex, perché mia nonna mi ha detto che tutto lo sporco poi va sullo Scottex, quindi mi ha dato questo consiglio e lo sto seguendo. Il cassetto delle verdure era vuoto, c'erano rimaste solo le carote, e adesso ci metto qualcosa, anche se le devo andare a cucinare adesso queste zucchine, però intanto appoggio.
e la cicoria. Eccolo qua. Sto facendo qui pasta e patate, anzi riso e patate per Pietro, poi il minestrone per me come contorno per stasera, e adesso vado a fare un po' di pasta per i bimbi. Comunque adesso, se riesco in qua da qualche parte, vi metto la foto, qualche foto di noi ieri come eravamo vestite. Gli sposi non ve li posso far vedere, però mi sa che abbiamo una foto tutti insieme, ve la mostrerò coprendo loro la faccia, quindi vi metto qualcosa così vi faccio vedere. È calda. Allora, ecco qua, abbiamo mangiato, adesso sta arrivando un amichetto di Christian, così andiamo al mare, andiamo, insomma, un po' al mare, mamma mia. Poi abbiamo questo compleanno e passa anche oggi. Io vi saluto, vi mando un caro caro abbraccio, però volevo fare, diciamo, una riflessione. Allora, ho appreso la notizia e sono 3 giorni che non faccio d'altro che pensare a quella famiglia sterminata a Paderno. Io sono scioccata, veramente. E, ragazze, ma come si può? Veramente, io non lo so. Allora, la famiglia del Mulino Bianco non esiste, io non ci credo, con tutto che noi veramente ci vogliamo tanto bene, però neanche la mia è una famiglia del Mulino Bianco, perché comunque ci si confronta, si litiga molto spesso, alziamo la voce, capita anche a noi, certo, raramente, insomma, però capita anche a noi di litigare. Poi noi siamo persone, insomma, che molto pacifiche, quindi una volta litigato poi, insomma, ne parliamo, facciamo pace nell'immediato, insomma, non stiamo là, specialmente tra me e Pietro, non è che stiamo là i giorni interi con il muso lungo, no, non mi piace, ma neanche con i miei figli lo faccio. E io sono scioccata, veramente, tanto, vabbè, diciamo che ho letto molte notizie, ho visto le interviste fatte, c'è chi è che dà la colpa ai genitori, per me no, perché tanto come fai sbagli, cioè un genitore come fa sbaglia. Io penso solo che quel ragazzo a questo punto era, cioè è un mostro. Cioè, la mamma non se ne è forse mai accorta, non lo so, perché penso che se dei genitori, delle brave persone, quali erano, come dicevano, insomma, penso che se se ne fossero accorte in tempo, avrebbero sicuramente fatto qualcosa. Certo, ci sono anche persone che stanno lì a nascondere i problemi dei figli e non ad aiutarli. E poi magari poi succedono queste tragedie qua, oppure ci sono persone, genitori che conosco anche io, che io dico sempre imbottiscono i figli, cioè gli danno il più possibile, e quindi poi i bambini, cioè, crescono viziati, e quando poi non li puoi accontentare più ti devi aspettare qualcosa di brutto. E ragazzi, io veramente non ho parole. Veramente, vabbè, bisogna solo, vabbè, fare silenzio e basta, non giudicare, non dire niente, tanto, cioè, si è proprio rovinata una famiglia nel giro di una nottata. Non ci posso pensare, veramente, io non ci posso pensare a questa cosa, mi fa proprio male, ho pianto proprio tanto per questa famiglia. Ragazze, come si può fare una cosa del genere? Come si può, cioè, proprio il gesto, cioè concepire il gesto di ammazzare una persona? Figuriamoci a 17 anni, un ragazzino, che come ti puoi immaginare solo di ammazzare la tua famiglia in quel modo lì, brutale, poi nel sonno di notte, proprio un vigliacco totale, perché tu l'hai fatto, sapevi che i tuoi genitori non potevano avere scampo, tuo fratello in quel modo. Io, cioè, ragazze, non riesco a trovare proprio un minimo di giustificazione in questo gesto, veramente,
per me è solo da buttarci le chiavi dentro per tutta la vita e basta. Perché è un mostro. Io non trovo giustificazione. Perché è vero che magari, non lo so, forse i genitori l'hanno troppo viziato, io non lo so, non conosco bene la dinamica, poi non conoscendo la famiglia mi faccio solo delle mie ipotesi. Però da lì a fare una cosa del genere, ma io dico solo, no, l'adolescenza è un periodo un po', è il periodo secondo me più brutto della vita, ma non stavi più bene a casa, cacchio, almeno scappa da casa. Ma non fare quello che hai fatto, neanche a pensarci, veramente. Io ho paura di questa adolescenza, di questi ragazzi, di questi giovani. Io ho paura perché siamo troppo nell'era del consumismo. Hanno tutto, ragazze. Io non sono perfetta, cioè io e Pietro cerchiamo di dare il meglio, ma il meglio nel senso dell'educazione, non materialmente. Allora. Io non compro un regalo ai miei figli da Natale, cioè quasi un anno. E se compro qualcosa, ecco, gli faccio il pass di Stumble Guys sul tablet a volte, tipo 3 euro così, ma niente di che. Cioè noi andiamo nei negozi normalmente, loro non prendono niente. Ecco, magari mi chiedono qualcosa da mangiare, quello sì. Tipo per esempio stamattina Cristiana mi ha chiesto, cioè mi fanno delle richieste sul cibo. Quello sì, e quando posso li accontento. Per esempio, oggi stamattina avete visto, ho messo. No, ho messo. Sì, ho comprato il gelato. Scusate, ho comprato il gelato della Nutella e il Cristian è stato contento. Ho messo la clip, infatti. E niente, non ci trovo proprio il senso di stare là a. Non lo so, allora Christian in classe sua, per esempio, è l'unico di 10 anni che non ha ancora il cellulare, né lui né un altro bambino. Per me va bene così. E io non ci vedo ancora il senso a 10 anni a dargli un cellulare in mano. Per me non è in grado di gestirlo, non voglio, finché può stare all'aria aperta a giocare, per me va bene così. L'importante è, ecco, che è un bambino educato, che quando va comunque a casa delle persone, vi assicuro che. È un bambino molto a modo, però ecco, io ho molta paura nel dargli le cose perché poi ho paura che veramente, a parte, vabbè, non possiamo economicamente accontentare tutte le loro richieste, anche perché sono in tre. E poi penso che sia proprio controproducente questa cosa qua. Invece io conosco genitori, ragazze, che non fanno altro che proprio. Dare, 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 un continuo dare, un continuo accontentare, assecondare. No, non va bene. Lui già l'ho avvisato, come anche ho avvisato Alessio, ma Alessio vabbè, è un po' più piccolino, però Cristian ha già l'ho avvisato che a 15 anni andrà a fare il suo primo lavoro, come ho fatto io, come ha fatto il padre, così con i suoi soldi poi può fare quello che vuole. Stessa cosa, a ruota andrà Alessio e a ruota andrà Elena. Io voglio che loro crescano così, voglio che sappiano che devono farsi le maniche e insomma andare a lavorare e fare le loro cose come abbiamo fatto noi. A noi nessuno ci ha dato la pappa pronta, nessuno, i nostri genitori ci hanno aiutato per quel che potevano. E vi posso assicurare che, ecco, mai noi abbiamo fatto richieste, né io né mia sorella, parlo in questo caso, insomma, mio, abbiamo mai chiesto niente a mamma e papà. Se volevano darci qualcosa loro, erano loro, partiva da loro, ma noi niente, facevamo i lavoretti, insomma, io perlomeno ho iniziato il mio lavoro a 13 anni, mentre studiavo andavo a lavorare in pasticceria, poi con i soldi. Mi facevo le mie cose, cioè insomma, così deve essere perché i genitori insomma, non devono proprio stare lì a sì, però annientarsi per un figlio no, perché poi è controproducente. Poi succedono queste cose, non va bene. Comunque, morale della favola è che sono rimasta proprio male di questa storia. Non faccio altro che pensarci. E ho anche paura perché dico, e se io in questo modo sbaglio, e se sbaglio, perché tanto come fai sbagli? Io ho visto parecchie interviste che i genitori li hanno messi alla gogna, ragazze, ma per me non è così.
Certo, non dare troppo, quello si è sbagliato, ma tanto come fai sbagli, sbagli comunque, non dai, non dai, dai, dai. È proprio secondo me quando, è quando un figlio deve essere proprio, passatemi il termine, insomma, di quello che sto pensando, non lo posso dire altrimenti mi bannano da YouTube. Vabbè, comunque vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un bacione grande, grande, grande e qualsiasi cosa scrivete che io vi commento, vi rispondo. Bacione grande e ciao!